La stagione termale di Caramanico può essere ancora salvata, e quanto hanno ribadito stamani a Pescara i rappresentanti regionali del Partito Democratico e del gruppo consiliare di Uniti per Caramanico. La situazione delle terme sta rapidamente precipitando, è stato detto ancora, nella totale indifferenza della Regione Abruzzo. Silvio Paolucci, la stagione termale può essere ancora salvata in che modo? Ma ci sono due provvedimenti di giunta regionale da mettere in campo. Le risorse già sono state stanziate nella legislatura precedente. Ci sono ulteriori 600.000 euro sui budget legati alla sanità e 900.000 euro per quanto riguarda il bilancio regionale circa la cosiddetta quota sociale. Sommati 1,5 milioni di euro a disposizione se vengono adottate due delibere di giunta regionale che pure appunto allo Stato non ancora vengono adottate. Quindi si lamenta la latitanza dell'esecutivo regionale? È una giunta molto lenta che sta rallentando la nostra regione, che non affronta i grandi temi legati all'economia del territorio come quello del termalismo, che sta producendo disoccupazione, un grandissimo ritardo nell'attivazione della stagione turistica e oggi lamenta non soltanto il comune di Caramanico e quella comunità, ma un'intera vallata, un'intera regione che rischiano di perdere il collegamento storico con il turismo collegato al termalismo. C'è tanta preoccupazione soprattutto delle tante famiglie che lavorano con questa struttura. 192 dipendenti, senza contare tutti i lavoratori dell'indotto e quelli che comunque in maniera più o meno diretta o indiretta gravitano nel comprensorio sull'attività termale. Noi chiediamo quattro cose alla Regione: che attivino in maniera immediata questa possibilità di sperimentare la riabilitazione termale utilizzando ad hoc sia il budget non speso, quindi a costo zero per il sistema sanitario nazionale, e sia per quanto attiene alla residenzialità il fondo di 900.000 euro stanziato dalla legge di stabilità regionale, disponibile. Così come la Regione deve attivarsi nel più breve tempo possibile a assegnare i fondi di 1 milione di euro del secondo lotto delle piscine termali, anche questi disponibili, che si sono resi disponibili nelle scorse settimane, perché comunque è un pezzo importante dell'indotto. Così noi riusciremo a salvare sia la stagione, nonostante sia andata già troppo in là, ma soprattutto avremmo comunque un termine immediato su cui poter poi continuare a lavorare.